Oggi a Sanremo, al convegno di CIA, lei ai ragazzi, ai giovani, ai presenti, ha continuato a dire: credeteci, perché nell'agricoltura ci possono essere grandi opportunità. Sì, è un messaggio positivo, un messaggio, voglio dire, che lo vivo proprio giornalmente, nel senso, oggi rispetto forse 10-15 anni fa, che tutta la floricoltura era concentrata sul fiore, oggi si aprono anche altre prospettive sempre più ampie, legate all'enogastronomia, legate a tantissime altre questioni. Dunque il messaggio che ho voluto dare a questi ragazzi è dire: avete fatto una scelta coraggiosa, ma sicuramente una scelta giusta, perché secondo me c'è un ritorno sempre di più verso la terra e ci sono ampie prospettive, anche perché poi la Liguria, certamente su determinati temi, su determinate tipologie di prodotto, è molto più indietro rispetto ad altre regioni, perciò c'è molto da fare, da lavorare, e con questa scelta, a mio avviso, sicuramente ci sono delle prospettive molto interessanti. Investimenti dei giovani in agricoltura qui nella provincia di Imperia. Lei oggi ha portato dei dati incoraggianti. Sì, devo dire che la provincia di Imperia è una che si è distinta tra le altre province liguri per il numero di giovani che si sono avvicinati all'agricoltura, e ho analizzato semplicemente i tre bandi che attualmente sono stati chiusi dedicati ai giovani. I giovani in questa provincia sono 197 su 542 a livello regionale, quindi penso che sia un dato assolutamente importante, e importanti sono gli investimenti che ricadranno su questo territorio grazie a questi giovani che non si sono fermati al premio semplice che gli viene assegnato da questa misura 6.1 del PSR, ma che hanno deciso di fare investimenti. Quindi si sta parlando con questi circa tre bandi di finanziare il territorio imperiese per circa 8 milioni di euro. Sono investimenti assolutamente importanti, non tutti sono dedicati alla floricoltura, come sappiamo, però sono dedicate al territorio, perché poi fare agricoltura in questa regione significa prendersi cura del territorio. Nel suo intervento oggi qui a Sanremo lei è stata molto chiara verso le istituzioni: abbiamo bisogno di dati chiari e anche di un sostegno alla ricerca che in questo momento le aziende nel vostro settore stanno facendo in proprio. Sì, io penso che la floricoltura abbia bisogno di supporto anche da parte delle istituzioni. Oggi ci sono degli enti che sono preposti a farlo, ma che possono farlo meglio. È chiaro che però su questi enti bisogna investire. La regione per prima, che è ha le sue emanazioni in questi enti, deve mettere a disposizione innanzitutto risorse e poi un'idea complessiva di cosa si vuol fare di questi enti. Giovani e floricoltura. Oggi, dopo questo convegno a Sanremo, forse possiamo essere quasi ottimisti? Beh, direi di sì. La cosa più importante in assoluto è che tutti gli operatori, dalle cooperative ai commercianti esportatori, ai produttori stessi, sono espressi positivamente rispetto a anni in cui continua a aumentare la richiesta del prodotto, da un lato, e anche la remunerabilità, quindi i prezzi stanno salendo. Quindi questo è quale miglior viatico per dire a un giovane che voglio dire, pensa di iniziare in questa attività, quale miglior viatico di dire: è un settore che sta andando bene, che è una buona espansione. Al convegno oggi qui a Sanremo lei ha lanciato un messaggio chiaro ai giovani: vogliamo darvi la possibilità di sperimentare a essere imprenditori. È l'unica possibilità che abbiamo, perché se non riusciamo in una fase così complicata e difficile a fornire ai giovani la possibilità di sperimentare questo tipo di lavoro in termini di impegno, di reddito, di investimenti, e aiutarli ed accompagnarli nelle forniture dei mezzi tecnici alle condizioni più competitive possibili, diventa difficile poter avviare le imprese. E a proposito di avviamento, voi avete cominciato a investire anche in operazioni che mettete proprio a disposizione dei giovani. Stiamo seguendo in particolare un giovane che ha un importante terreno, perché stiamo parlando di 7-8 ettari, molto motivato, e lo stiamo seguendo dal punto di vista della CIA, dal punto di vista più che altro amministrativo per le domande PSR, noi sulla programmazione, e per quanto riguarda la cooperativa Riviera dei Fiori assistenza tecnica, e quindi poterlo mettere nelle migliori condizioni di poter avviare l'impresa.